giornata a tutti dalla redazione di Teleradio Star Sport. Siamo ormai nel nuovo weekend che ci vedrà impegnati per la partita del Carbonia Calcio contro la formazione della Monteponi Iglesias allo stadio Carlo Zoboli, in un derby che vede il favore del pronostico verso la formazione bianco-blu, che occupa la seconda posizione in graduatoria e che non nasconde in questa stagione le proprie ambizioni per un eventuale salto di categoria nell'eccellenza regionale. I ragazzi di Mister Piras vorranno dimostrare ancora una volta davanti al proprio pubblico di attraversare un buon momento di forma che proietta proprio il Carbonia tra le squadre favorite per i posti importanti del girone. Dal canto suo, Mister Marongiu, neotecnico del sodalizio rosso-blu, ex allenatore del Carbonia Calcio fino alla scorsa stagione, avrà certamente molto da lavorare per portare il club iglesiente al di fuori delle sabbie mobili in cui si è impantanato in questa stagione targata 2018-2019. Vedremo domenica con un servizio speciale sulla nostra emittente questa sfida dai sapori calcistici antichi per due società fra le più importanti della Sardegna per blasone e storia. Grazie a tutti per la cortese attenzione, da Renato Scanu e dalla redazione di Teleradio Star la più cordiale. Buona serata. In compagnia di Mister Fabio Piras siamo al termine dell'allenamento, il Carbonia pronto per il derby di domenica contro la Monteponi Iglesias. Sì, siamo pronti, siamo allenati bene in settimana, affrontiamo l'Iglesias che abbiamo affrontato due volte in Coppa, ma sappiamo benissimo che sarà tutta un'altra partita per mille motivi, allenatore nuovo, motivazioni nuove, loro sappiamo che hanno giocatori di valore, che della categoria, che hanno fatto diversi anni la promozione, sicuramente sarà una partita molto molto difficile nonostante la classifica di calcio. Insomma, il Carbonia che comunque in questa stagione punta naturalmente fino alla fine del campionato a stare lì davanti, insomma vuole cercare assolutamente di fare il salto di categoria, non sarà facile Fabio. No, sarà difficilissimo, sappiamo siamo a 4 punti dalla prima, la San Marco a Simini che è un'ottima squadra, poi c'è la Palma, c'è l'Orolese, ci sono diverse squadre, è un campionato difficile, ogni partita è una battaglia, non è mai facile vincere, l'abbiamo visto anche domenica scorsa, quindi bisogna essere costanti, bisogna cercare di accelerare anche nelle vittorie consecutive, ne abbiamo fatto 4, poi abbiamo ripareggiato, cercheremo già da domenica di riprendere il cammino. Ecco, la tua squadra insomma attraversa comunque un buon momento di forma, ma può secondo te ancora crescere? Sì, certo, bisogna con lavoro e con tutto si può crescere. Adesso abbiamo forse qualche infortunato di troppo, però pian piano stanno recuperando quasi tutti, quindi siamo molto ottimisti per il futuro. Grazie, naturalmente in bocca al lupo per domenica. Crepi, grazie a te.